vedere com'è. La tocca da Gironca, tocca pure te. In un vecchio ristorante romano, 130 anni, in fondo c'è anche della cultura in ritrovarsi in un vecchio ristorante romano, scopriamo personaggi che hanno influenzato la vita culturale di due paesi, Giuseppe Ungaretti, forse il più grande poeta vivente italiano, e Vinicius de Moraes, l'uomo che ha influenzato tutta la cultura brasiliana, dalla musica alla poesia negli ultimi 20 anni. Il Brasile è un po' la mia patria, per tante ragioni, anche personali, molto dolorose. La vita di quel popolo vario, che aspira ad una libertà che le verrà, perché è nobile nella sua fusione, è di una nobiltà nuova, di una novità inaspettata, è di una nobiltà che rinnoverà il mondo. E queste canzoni lo dimostrano. Vinicius de Moraes, oltre ad essere un poeta e uno scrittore, è un uomo che ha scritto le più belle canzoni, da Desafinados alle musiche di Orfeo Negro. Cosa rappresenta Chico Buarque de Holanda, un ragazzo di 23 anni, nella cultura brasiliana del nostro tempo, in questo suo momento difficile? Nunca io ho sospettato che Chico, con appena 20 anni, no, poteva fare de canzoni così belle, che, e con questo senso innato della pietà, della cosa che c'è, dell'umanità che c'è. È giusto che canzoni di questo genere, o pièce di quelle che scrive Chico, possono dar fastidio a qualcuno? Sì, ma voi deve contare toujours sulla bêtise umana, no? Bisogna sempre fare i conti con la...